Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Quello che raccontiamo oggi è un incontro che molti hanno definito storico e che si è svolto in Abruzzo, prima nel santuario dedicato alle vittime di Marcinelle, i minatori abruzzesi che morirono appunto nel paese belga, e poi a Pescara, presso la sede della provincia di Pescara, un incontro che ha visto per protagonista l'ex presidente polacco dal 1990 al 1995 e premio Nobel per la pace nel 1983, Lech Wałęsa, che è considerato da tutti un uomo simbolo della lotta per la pace e per la libertà, per la quale combatté nel suo paese, la Polonia, contro il regime comunista che in quel periodo imperversava sulla nazione appunto polacca. Wałęsa è stato in Abruzzo ospite dell'UGL, il sindacato che ogni anno organizza una manifestazione proprio per ricordare le vittime di Marcinelle, quegli abruzzesi emigrati all'estero e che purtroppo all'estero trovarono la morte sul posto di lavoro. E lo fa appunto l'UGL, fa questa commemorazione ricordando proprio coloro che hanno dimostrato a suo avviso maggiore vicinanza proprio ai temi del lavoro e della pace. E un testimone di questo è stato proprio Lech Wałęsa, il leader polacco di Solidarność, il sindacato, il cui nome significa sostanzialmente solidarietà, che combatté contro il regime comunista e che nella sua visita a Pescara ieri pomeriggio ha potuto incontrare una delegazione dei lavoratori dei vari sindacati, CGIL, CISL, UIL e UGL, i quali hanno appunto potuto ascoltare le sue parole. L'ex presidente polacco ha incontrato anche i vertici istituzionali della provincia e della città di Pescara ed è stato accolto anche dagli altri leader sindacali della nostra regione. È stato un incontro nel quale Wałęsa ha sottolineato la necessità di controllare anche il sistema politico, coloro che appunto sono responsabili della pubblica amministrazione. I politici, ha detto, devono essere praticamente controllati su tutto. E poi l'ex presidente polacco ha anche sostenuto che non bisogna fare in modo che le vittorie ottenute in tema di riconoscimento dei diritti vengano poi gestite in qualche maniera dai politici in maniera errata. Ma soprattutto si è parlato di Europa nell'incontro con Lech Wałęsa e di come ciò che a volte sembra assolutamente impossibile invece è possibile, è realizzabile, esattamente come è accaduto durante gli anni della sua attività, prima sindacale e poi politica in Polonia, quando alla sua battaglia contro il regime comunista molti rispondevano che sarebbe stato sostanzialmente impossibile abbattere quel regime se non con una guerra che invece non c'è stata. A questo proposito ascoltiamo che cosa ha detto con l'aiuto di una traduttrice il presidente polacco, premio Nobel per la pace nel 1983, Lech Wałęsa. W Europie, że nie zbudujemy jedności europejskiej. Oggi spesso sento di dire che l'unità europea non sarà mai un fatto Nie compiuto, da rady. che questo non è realizzabile. Ja jestem świadkiem, że tak mi mówiono, kiedy walczyłem z komunizmem. Ma io sono testimone di un atteggiamento analogo quando io combattevo il comunismo.
Adesso muovono tylko wojna atomowa może coś zmienić. Czy la solo la guerra atomica potrà cambiare il corso della storia. I mówili mi tak, słuchaj, czy ty nie widzisz, że w Polsce pilnuje ciebie 200 tysięcy żołnierzy sowieckich? Dicevano in risposta ai miei tentativi, ma non vedi che siete controllati da 200.000 soldati sovietici all'interno della Polonia? Czy ty nie widzisz, że naokoło Polski stoi ponad milion żołnierzy sowieckich? Non vedi che intorno alle vostre frontiere c'è distanza 1 milione di soldati. I silnosti zbroją nuklearną? E gli arsenali con le armi. A ty chcesz pokojowo to pokonać? Pokazywali, pokazywali mi, że jestem niepoważny. E mi dicevano, sei pazzo, sei poco serio. To kiedy dzisiaj mi mówią, że nie zbudujemy jedności europejskiej, to ja im pokazuję to. Quando oggi mi si dice che non riusciremo mai a creare l'unità europea, io le rispondo con lo stesso gesto, siete pazzi. No przypomnij mi, jak to się stało. Ricordiamo come tutto ciò era accaduto. Liczyliśmy czołgi, rakiety, żołnierze. Noi facevamo dei calcoli, soldati, le armi, i cingolati. W tych kategoriach nie można było zwyciężyć. Ragionando in queste categorie non sarebbe mai vinto. A patrzcie, co się stało. Guardate cosa era accaduto. Zbliżała się druga tysiąclatka chrześcijaństwa do końca. Stava concludendo il secondo millennio del cristianesimo. Świat nie mógł sobie poradzić z tym wszystkim. E il mondo era in gravi difficoltà. Polak został papieżem. E il polacco è stato eletto a sede Petrina. Po roku od wyborów około przyjechał do Polski. Un anno dopo era venuto in visita in Polonia. Cały świat patrzy, co się dzieje w tym komunistycznym państwie. E il mondo ha messo gli occhi su questo paese comunista con stupore. 50 lat komunizmu. Dopo 50 anni di comunismo. Oni się nauczyli modlić porządnie. Tutti pregano come si deve. Cały naród brał w spotkaniach z papieżem udział. Il papa è presente agli incontri con il Santo Padre. Nawet komuniści, policja polityczna. Anche compresa la polizia politica e comunisti. Nie zna krzyża robić. Capace di fare segno di della croce. Słusznie nie nauczyli. Senza parole. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A un pulsante facendo. Ale krzyż robili. Croce, ma... My się na to patrzymy, bo noi nie znaliśmy. Osservavamo tutto questo con grande stupore. Co oni wyprawiali? Dicono, ma cosa sta succedendo? Przestaliśmy się do końca. Abbiamo smesso di avere paura. Ojciec Święty przecież nie robił rewolucji. Santo Padre non ha fatto alcuna rivoluzione, sia chiaro. Ale uruchomił wartości. Przypomniał o wartościach. Ma messo in moto i valori. Pozwolił nam się policzyć. Ci ha permesso di guardarsi e farci la conta, no? Bo nam mówiono, że nas mało jest. Perché noi si dicevo, siete pochi. A my zobaczyliśmy, jak nas dużo. Abbiamo visto quanti siamo. I mówimy, komuniści, zobaczcie, ile nas jest. Ci abbiamo detto, guardate quanti siamo. My was nie chcemy. Non vi vogliamo voi. Wy nas nie reprezentujecie. Non ci rappresentate. I teraz, kiedy chcemy budować tą Europę, e quando oggi vogliamo costruire ex novo l'Europa, to przypomnijmy sobie, skąd zwycięstwo wyszło. Ricordiamo da dove è arrivata la nostra vittoria. Zwycięstwo wyszło z wartości. La nostra vittoria è il risultato dei valori di una preghiera. I to zwyciężyło, a nie czołg. Questo ha vinto non i mezzi. Zacznijmy budować na tych wartościach na Europę. Costruire ex novo, na sprawiedliwości, na solidarności, na uczciwości, na chrześcijańskiej drodze, którą szliśmy. I będzie to możliwe. Tutto ciò sarà possibile. Bo wtedy już mówiono, bo wojna atomowa. Allora si diceva la guerra atomica, ma che guerra. Nie trzeba było wojny. A do budowania tego? Do wykorzystania waszego pięknego terenu nie trzeba wojny atomowej. Per usare la vostra bellezza non occorre mettere in piedi nessuna guerra. Jakie ja tu pieniądze widzę u was. Io vedo qui la possibilità di fare moltissimi. A wy mówicie o bezrobociu? Moltissimi denari, sento dire della disoccupazione. Gdyby nie Pan Bóg dał takie ładne rzeczy. Se io avessi tutto ciò a disposizione, cari signori. To bym pieniądze leciały same. Saprei come fare. Tu nie można oka oderwać. Io non riesco a staccare gli occhi dalla bellezza che mi si palesa. Ma Bogu mi sprawiedliwi, nam nie dał tak ładnie. In Italia, noi non abbiamo la stessa vostra bellezza. Co wy macie sobie, że wy dostaliście takie ładne? Cosa è successo che Dio è stato così benevolo e generoso con voi? A ja dostałem 3 miesiące lata. Noi abbiamo un'estate che dura solo 3 mesi. I przyroda nie taka ładna. E la natura non è così bella. I sobie radzę. E me la cavo. Dlatego włączmy szybko was do Europy. Całkowicie. Entriamo con grande slancio in Europa e vendiamo spugne di usiamo tutti insieme quello che voi avete da offrire.
E con questa testimonianza dell'ex presidente della Polonia, Lech Wałęsa, premio Nobel per la pace nel 1983, vero simbolo della lotta contro l'oppressione del regime comunista che oggi invita a stare attenti rispetto alle derive del capitalismo, noi ci fermiamo e ci salutiamo qui da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie e a risentirci.